Buongiorno, leggiamo insieme dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 17, versetti 4 e 5. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai dato da fare. E ora, o Padre, glorificami tu presso te stesso della gloria che avevo presso di te avanti che il mondo fosse. La croce di Cristo. Dio avrebbe potuto dimostrare la sua giustizia in un modo più completo che punendo il suo proprio figliuolo perché portava i nostri peccati? Come avrebbe potuto dimostrare la sua santità più chiaramente che abbandonando Cristo quando ha gridato Dio mio, perché mi hai abbandonato? Matteo capitolo 27 versetto 46. E l'amore di Dio avrebbe potuto manifestarsi in modo più sublime che dando il suo proprio figliuolo per degli esseri decaduti ed in rivolta contro di lui? Nel momento stesso in cui l'uomo mostrava tutta la sua malvagità, in cui sputava sul viso del suo figliuolo, lo percuoteva, lo inchiodava ad una croce, quando al culmine del suo odio schiacciava il suo creatore venuto a visitare la sua creatura, in quel momento Dio dà il suo figliuolo unigenito affinché l'uomo possa essere salvato. Mai Dio è stato glorificato come lo è stato dalla croce. Per questo si affretterà a dare la gloria suprema a colui che l'ha così perfettamente glorificato. Ascoltiamo queste parole di un canto. Dal ciel venisti, e ognor la tua delizia fu nel tuo Dio a pien glorificar. La santità, l'amore, la giustizia, tutto alla croce hai voluto esaltar. Signor Gesù, di gloria coronato, seduto al lato della maestà, figliol dell'uomo, o te risuscitato, noi contempliamo in tua regalità. Che il Signore ci benedica.